sto coso è pure fornuto, ma... Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Questa è la prima clip che vedete su YouTube registrata con la mia nuova Lumix S5 e lo sto facendo anche in autofocus. Ovviamente una delle chicche fondamentali di questa macchina è proprio l'autofocus, perché finalmente Panasonic, dopo ben 2 anni di sviluppo lavorando sul sensore, è riuscita a ottimizzare, o meglio a sviluppare, l'autofocus che finalmente sembri funzionare. Io vedo dallo schermino che lui mi sta traccando precisamente il volto e l'occhio senza perderlo un secondo. Ovviamente sono in macchina perché sono di Napoli, fuori ci sono 9 gradi, ragazzi, per noi napoletani 9 gradi sono pochissimi, quindi sto ghiacciando, ho un freddo allucinante, ma il problema fondamentale è che fuori c'è un vento che non si può spiegare, di conseguenza non si sarebbe sentito niente del mio parlato. Quindi, cosa andremo a fare oggi in questo video? Non lo so ancora benissimo, voglio semplicemente provare la camera. Andremo a fare un po' di fotine, un po' di video per DAVR, il mitico DAVR ma è laggiù. E non mi ha visto. No, non credo sia lui. Va bene, quindi niente, vedremo dopo. Adesso sembra che si sia comportata molto molto bene comunque. Ragazzi, è arrivato da VR, che fa rumore con sto... Che cos'è sto coso? Oh, lasciala stare. Attenzione, lasciamola stare, perché da VR la dobbiamo lasciare stare? Merita questa moto? Perché è un'ottima qualità prezzo. Ottimo qualità prezzo? Merita, sì. Prezzo? 7.349. Non può mai meritare. Non credo, ragazzi, non credo. Okay. Oh, 7.000 e passa euro per un 650? Quanti cavalli? 61. Tecnologicamente? Cosa vabbè, sicuramente meglio del quadro strumenti della mia MT-09. Poi ogni volta che accendi il quadro si tolgono 20-30 km di autonomia. Questa è una cosa interessante. Ah! Utile, non credo si stia sentendo qualcosa, però. Il quadro consuma troppo. Ottimo! Va bene. Però posso dire, a primo impatto, molto carina esteticamente. È una scramblerina simpatica. C'è il suo stile, non è copiata da... non copia gli altri. No, infatti, è parecchio carina. Adesso, vabbè, testiamo questa S5 e quindi la vediamo un po' in qualche contenuto che cazzo. Fermati, già lo so. Questo video è una merda, non sei capace, non sei così... Tranquillo. I video sul mio canale sono video tranquilli, video... che vogliono intrattenere e allo stesso tempo dare il contenuto che hai letto nel titolo e nella copertina. Quindi comunque ti dirò qualcosa, ma se vuoi qualcosa di molto più tecnico, non perché non te lo sappia dire, ma perché non ho voglia di fare un video del genere su YouTube, cambia video. Ragazzi, attenzione, nel frattempo ho guadagnato un cappellino. La moto è stata posizionata nel luogo designato per vedere un DAVR scuro in azione. Ma una cosa, mettiti un attimo vicino alla moto. Guardate che bella, c'è un S5 piccolina. Ok, allora io lo faccio. Tu lo fai? Dovrei togliermi il giubbino, mamma mia. Lo faccio o mi pento? Non lo voglio fare. Madonna, da VR. Ma quanto funziona bene questo autofocus della mia nuova S5 Mark II? Guarda, non perde mai il fuoco. Mamma mia. Guarda. Guarda. Non lo perde mai! Ciao ragazzi, sono Davide di EasyBlock ed oggi voglio presentarvi il nostro prodotto per Moto Morini 6,5 in questo caso. Sto provando un minimo questo autofocus, DAVR sta registrando là dietro e... Mamma mia, tanta tanta roba. L'unica cosa che ho notato è che un po' di difficoltà la trova con gli oggetti. Gli oggetti sono un po' più difficili da capire. L'autofocus è settato ovviamente in maniera tale da riuscire a captare più le persone che gli oggetti, però non lo so, è da testare un po' più a fondo. La cosa che vabbè mi sorprende sempre di più è la stabilizzazione, perché la stabilizzazione a 5 assi di questa camera
penso non abbia rivali, è veramente qualcosa di allucinante, ovviamente in combo con obiettivi Lumix stabilizzati o anche non Lumix, riesce a garantire il meglio. In questo caso state vedendo le riprese fatte dalla S5 Mark II con stabilizzazione attiva ma non in boost e con un 24105 Lumix S stabilizzato con la stabilizzazione attiva. Quindi state vedendo praticamente il massimo della stabilizzazione che può offrire questa camera con questa lente. Non attivo la stabilizzazione boost perché nei cambi di direzione di questo tipo fa un po' di artefatti che non mi fanno impazzire, ma sono propedeutici alla stabilizzazione, quindi per forza di cose ce n'è bisogno. Andiamo a fare altre prove. Sì ragazzi, proprio in merito alla stabilizzazione vi voglio far vedere questa clip che ho registrato praticamente a caso. Ho sganciato la camera dal Ronin e ho deciso di fare qualche clip a mano. Mentre mi avvicinavo alla moto ho preso la camera, come vedete nella clip con la GoPro, l'ho girata, l'ho presa in mano e ho cominciato a registrare Davide che andava verso la moto. E come potete ben vedere questa clip è stata fatta a mano. È allucinante la stabilizzazione di questa camera, è migliorata parecchio rispetto al modello precedente. Ho provato sia l'S5 Mark I, che è stata la mia camera per più di un anno, e ho provato anche l'S1H. Ragazzi, l'S1H molto più grande, molto più piazzata anche a livello di peso, e a livello di stabilizzazione si notava un distacco tra S5 Mark I e S1H che mi faceva pensare: ok, l'S5 se la cava già molto bene, ma vorrei la stabilizzazione dell'S1H. Adesso andrebbe provato, mettendoli a paragone, se la S5 Mark II è riuscita a guadagnare la stabilizzazione al pari dell'S1H o addirittura superiore, perché da quel poco che ho provato ho potuto vedere che la stabilizzazione, ragazzi, è veramente tanto migliorata. Quindi, non lo so, magari se vi interessa fatemelo sapere qui nei commenti e vedrò di organizzare un video in cui testiamo la stabilizzazione a paragone rispetto all'S1H. Ma torniamo al video. Ragazzi, provo una vloggatina senza il GorillaPod, così vediamo anche proprio la stabilizzazione con la cam in mano. Comunque ho fatto tantissime clip con il Ronin a mano libera, anche delle foto, e guarda questo flare e vi posso dire che, ragazzi, è veramente tanta roba. Non ho visto ancora le clip sul computer, quindi non vi posso dire veramente anche in editing come mi ci sono trovato, però bella, veramente una bella macchina. E finalmente l'autofocus mi sta dando sicurezza e me lo sta facendo usare a cuor leggero, perché so che il risultato, bene o male, a casa lo sto portando. L'unica cosa che vi posso dire veramente con certezza, dopo averla testata non troppo ma il giusto, essendo stato anche comunque possessore della S5 Mark I per un bel po' di tempo e avendola usata veramente tanto, in tutto questo sto registrando anche senza i ROD. Vabbè, sti grandissimi cazzi, no? L'autofocus, l'unico limite che gli sto trovando è in merito agli oggetti. Non è così reattivo e spesso perde il focus, quindi non lo so. Probabilmente in altre circostanze, in altre situazioni, anche di luce può rendere meglio, non lo so, lo proveremo. Fatto sta che sto per perdere il braccio destro, quindi niente, continuiamo e... Ecco, adesso facciamo una prova da VR in movimento, aspetta. Vai. Perfetto ragazzi, adesso proveremo, la cam è in autofocus, in 4K 422 10 bit a 25 fps, quindi il best del 4K che può garantire questa macchina, e già con la mia manina davanti all'obiettivo possiamo vedere che non fa per niente fatica a traccare Davide. Ecco, adesso ha preso la mia mano, però ci sta. Subito riaggancia il soggetto, andiamo a 105 mm, proviamo a stressarlo, Davide dice ok, quindi Davide adesso può partire e si muove.
Sta andando anche al buio, ragazzi. Ecco, adesso ho preso un po' la moto. Guardalo. Attenzione che abbiamo un'ulteriore difficoltà. Il nostro mitico DVR aveva lo scaldacollo. Ecco, aspetta, adesso sei proprio fuori campo. Guardate, c'è un... Ma questo è un videogioco. Attenzione. Ragazzi, anche al buio è allucinante. Ok, davvero, vai un po' alla luce. Vai vicino alla moto. Eccolo, adesso ce l'abbiamo di spalle e la sta traccando perfettamente. Non so se la GoPro sta riprendendo lo schermino. Attenzione, sta rubando la moto. Attenzione, un ladro, attenzione. Che cazzo sta facendo? No, è stupido. Attenzione. Ci abbiamo dei palesi problemi. Basta? Ragazzi, stabilite voi questa S5 come si è comportata e come si sta comportando, ragazzi. Sì, dove mi calcolo. Adesso controlliamo. No. No, non controlliamo. Però, ecco qua. Adesso sono vicinissimo al soggetto, a 105 mm con la focale macro e sta avendo un po' di problemi a riconoscere l'occhio, ma perché sta anche appannando gli occhiali, quindi... Niente, ragazzi, a mio parere... Bocciata. Tu dici bocciata? Liberato, ragazzi. Quindi, tralasciando i vari test, tra virgolette, futili che ho fatto in questo video, voglio darmi le mie ultime considerazioni su questo autofocus. Lo sto provando anche in questo momento che sono in una situazione di comfort, tra virgolette, perché sono in studio, camera piazzata sul cavalletto con il soggetto di fronte illuminato, fisso, senza particolari movimenti. Quindi dovrebbe essere la condizione molto più semplice per un sistema di autofocus. Detto questo, i test futili di cui parlavo prima sono secondo me comunque dei test al limite del possibile, perché comunque stiamo parlando di vlog in cui il soggetto è sempre in movimento, non è semplice traccarlo anche proprio con le mani, seguirlo con la camera, c'è la stabilizzazione di mezzo, il cambio di luci, quindi comunque se non vogliamo chiamarlo attendibile risulta comunque uno stress test per quanto mi riguarda, perché tutti i video test che sono stati fatti su YouTube sono video in cui la cam si è piazzata ferma, che non si muove, il soggetto entra ed esce dall'inquadratura, si muove, va avanti e indietro. Certo, sicuramente sono dei test utili per fare un confronto, un paragone con altre camere, ma se realmente vogliamo testare l'autofocus di questa macchina, secondo me i test da fare sono ben altri. Magari non sono neanche giusti quelli che ho fatto io, ma vi ripeto, questo non è un video ipertecnico, anzi lo è proprio nel limite del possibile e fondamentalmente l'ho girato per caso. Mi sono trovato nella condizione di poter provare un po' la camera e ho deciso di registrare il video che state vedendo adesso. Perfetto, ragazzi, quindi è inutile che mi dilungo ulteriormente. Se vi è piaciuto questo video, innanzitutto mi fa molto molto piacere, fatemelo sapere lasciando un bel like e un commento qui sotto. Condividete il video con chi come voi condivide la stessa passione e magari è anche invogliato all'acquisto di questa nuova S5 Mark II. Fatemi sapere cosa ve ne pare anche del corpo macchina. Ci sono stati ragazzi che mi hanno contattato su Instagram dicendo che l'autofocus non era come si aspettavano, era stato molto gonfiato nelle recensioni. Mi sono preso del tempo prima di parlare di questo autofocus. In generale la camera mi ha convinto tanto, perché l'S5 Mark 1 mi aveva già convinto, è una camera formidabile che fa tutto quello che deve fare, come lo deve fare, mantenendo comunque un rapporto qualità-prezzo, prestazioni-prezzo, che ragazzi non si trova in altre forme sul mercato. Quindi niente, complimenti a mamma Panasonic che finalmente ha deciso di fare un prodotto completo, aggiungendo anche l'HDMI standard e tante chicche che mancavano. Vi rinnovo l'invito a lasciare un like e un commento qui sotto, mi farebbe veramente molto molto piacere e mi darebbe un grande aiuto per realizzare i prossimi contenuti che vedrete su questo canale. Alla prossima, ciao ragazzi!